Ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere come ancora gli animali ci possono venire in aiuto mentre ci alleniamo. Guarda bene. Ok, si sono messi a fuoco. Bene. E quindi ora ti faccio vedere come questi animali ci possono aiutare mentre ci riscaldiamo. Sì, perché questi esercizi ti servono per condizionare e preparare muscoli e articolazioni. Quindi diamo un'occhiata al primo esercizio, che è appunto il bear crawl. Occhio! Come hai potuto capire, in questo esercizio l'appoggio, quindi il peso trasferito sulle braccia, diventa importante. Non è facile per noi, essendo bidupedi, camminare in quadrupedia. Quindi mantieni il bacino alto e provaci. Se hai qualche domanda mi scrivi sotto. Il secondo è il crab crawl, quindi vediamo il granchio. Difficile, attenzione, non tanto. Ragazzi, l'impegno maggiore sono proprio i tricipiti, che vanno a fuoco, ve lo assicuro, insieme ovviamente alle spalle, che devono sopportare tutto. Questo è un esercizio non facilissimo, quindi ci vuole un'ottima mobilità e sicuramente non devi avere nessun problema. Qualsiasi domanda mi scrivi. Terzo esercizio, abbiamo detto il duck walk. Vediamo l'anatra come ci può aiutare. E qui, come puoi capire da solo, le gambe sono fondamentali, gambe e glutei, in questo esercizio, che spingono entrambi. È un esercizio di media, alta intensità, quindi anche qui occhio, qualsiasi problema o domanda mi scrivi sotto. Ultimo esercizio, il frog walk. Vediamo la rana come ci viene in aiuto. Questo qui è l'ultimo esercizio, ragazzi. Anche qui braccia, spalle, gambe, veramente diventa intenso come esercizio. Ti consiglio di ripetere questi 4 esercizi per 50 metri, per ogni esercizio lo ripeti per 2 giri. Se hai qualsiasi domanda o qualche dubbio, mi raccomando che tutto deve essere a posto, quindi devi stare bene. Mi scrivi sotto, io ti dico di iscriverti al canale o al massimo lascia un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Allenati bene, ciao!